ridere perché non sorrido e non rido di nessuno in questo caso. Mi piacciono i film comici, sono un ottimista, penso di essere abbastanza anche, di avere un senso dell'umorismo, ma ecco, cioè, però mi rimango un po' sempre un po' scettico e per poi quando sentire Washington oppure Bong, Casa Bianca, cioè se lo fa la televisione di Stato, e beh, lo vediamo, non so con quanta obiettività è vero questo, però lo fa, il collegamento c'è, una televisione privata, già quando dice Washington bisogna pensarci un attimo, quindi è meglio dire Vercelli, Alessandria, Casale o roba del genere. Ecco, parliamo sempre, a che punto siamo con la TV privata in Italia? Avevi cominciato, poi interrotto, sei detto parlare di informazione, cioè sta crescendo, è arrivata al massimo, può ancora crescere questa TV privata? No, ma neanche per sogno, a mio avviso la televisione privata inizia adesso, cioè diciamo che noi siamo stati, possiamo dire noi, i pionieri della televisione privata, cioè coloro che hanno iniziato 3 anni fa sono stati pionieri, hanno naturalmente occupato le colline, sono dei guerriglieri se vuoi, no? Adesso invece arrivano le forze preponderanti, arriva l'esercito, cioè le televisioni private che nasceranno in questo periodo saranno le televisioni private, se vogliamo fare un paragone all'americana, tu non so, adesso non sono molto ricco di cifre di notizie, ma in America, nel mercato del nord, mi pare che ci siano 54 emittenti, no? Che sono importantissime, là non esiste la televisione di Stato. Io ho avuto delle esperienze in Sud America dove ho lavorato per 2 tournée, nel 71 e nel 72, e lì ho visto in Argentina 12 canali a che appartenevano a 3 società. E in Brasile 30 canali che anche lì appartenevano a 4-5 società, per cui è inevitabile che in Italia dovrà esserci una parola che odio, non mi piace, ma che dà subito il senso, decimazione, tra ecco. Ecco, tanti si aspettano un po' sta legge sulla TV privata, sui canali, così hanno un po' paura. Tu che pensi? Può far paura sta legge o no? Ma io credo di no, può far paura la cattiva informazione, può far paura il cattivo spettacolo, il cattivo servizio, questo sì che può far paura, perché con questo mi ci metto anch'io, perché lo sto facendo, quante volte io ho iniziato facendo della cronaca, non sono un giornalista, neanche un pubblicista, però sono un curioso e siccome ho 48 anni, forse qualcosa ho visto in giro, ero attratto dalle cose che accadevano e le andavo a cogliere con la telecamera, a distanza infatti di 3 anni ritorno ancora, perché per me la televisione privata è quella, cioè la televisione è verità, andare in mezzo alla gente, andare a scoprire delle cose che non lo fanno gli altri, ecco. Quindi no, non direi che fa paura, cosa vuoi, una paura è una parola anche abbastanza forte questa, no, diciamo noi che facciamo della televisione, ecco, l'imprenditore, cioè chi ha investito capitali, chi ha naturalmente ha tirato fuori i soldi per creare queste emittenti può anche avere dei timori. Ma chi la fa come noi, chi la vive come noi da interpreti, ecco, voglio dire, ma non credo che ci siano di aver paura, ecco. Cioè, bisogna aver paura di dire delle fesserie. E lo dico io che ne dico tantissime. Va bene, noi ringraziamo Gino Crocco, ancora una volta di essere venuto.